Ci sono nella Sacra Scrittura delle pagine luminose anche sulla donna, in prima battuta proprio la Vergine Maria. Ecco, la capacità sta nel non lasciarsi scandalizzare. Scandalon vuol dire la pietra che ti fa inciampare, no? Ecco, non lasciarsi scandalizzare se nella Sacra Scrittura si vede l'umano. Capite? Perché il nostro Dio ha voluto rivelarsi nell'umano, attraverso degli uomini, attraverso delle donne, attraverso la cultura, si è come sporcato le mani. Per poter comunicare con noi ha rischiato di usare il linguaggio della storia, che è frammisto di sangue, di peccato, ma per sollevarci verso di lui. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ma per attirarci tutti a lui, lui è sceso. Ma è sceso prima ancora di Gesù. È sceso proprio nel linguaggio. Ha comunicato la sua verità somma attraverso delle parole, pensateci, delle parole che possono essere fraintese. Questo mi stupisce sempre. Arriva una persona come, no, Rabbi Akiva, ti prende un testo del Deuteronomio, della legge di Mosè, e gli fa dire quello che lui voleva. Ecco, Dio ha rischiato tutto, pur di arrivare a noi. Questa è l'affermazione che già Gesù appunto ci ha dato, questa speranza grande. Vi donerò il Paraclito, colui che Paracaleo vuol dire chiamare vicino, no? Che vi starà vicino e vi farà far memoria delle parole che ho detto io, dei miei modi di agire, per cogliere come riviverli nel vostro oggi. Quindi questo davvero quando penso alla storia della Chiesa mi dà grande speranza. È vero che ne abbiamo fatte di tutti i colori, o ne hanno fatte, perché adesso non dobbiamo colpevolizzarci più di tanto, però è vero questo, però è anche vero che piano piano si vede col senno di poi, guardando tutta la tradizione della storia, si vede anche quanti valori la Chiesa ha immesso nell'umanità.